Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono Laura e oggi, siccome me l'avete chiesto in tanti, vi mostro come si puliscono le pale di fico prima di raccoglierle. Allora, abbiamo una scopa e facciamo così per levare le spine piccole. La spazzoliamo così per bene. Ora la prendiamo stando attenti alle spine grandi, naturalmente abbiamo i guanti, facciamo una piccola torsione, così, ecco qua. Ora cosa facciamo? La mettiamo giù, così, troviamo un piano e continuiamo a spazzolarla. Da una parte e dall'altra. Ok, una volta fatto questo torniamo a casa e vi mostro come finire di pulirla. Eccoci qua, una volta tornati a casa, sempre con i guanti, prendiamo la pala di fico e facciamo scorrere l'acqua sopra, in questo modo. In modo tale che tutte le spine piccole vadano via. Poi ci occupiamo di quelle grandi. Ecco fatto. Ora la lasciamo gocciolare e torniamo dopo. Ecco qua, siamo arrivati al momento di occuparci di queste spine grandi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la spina in questo modo, fare una leggera torsione e levarla. Vedete? Si mette a fuoco. Ok, ci siamo. Ecco qua. È semplicissimo. Ora le possiamo toccare anche a mani nude, tanto quelle grandi si vedono benissimo e evitiamo di toccarle, di pungerci. Continuiamo a levare le spine. Se preferite potete usare delle pinzette se vi viene più semplice. Ecco qua. Io continuo e ci vediamo dopo. Benissimo, ora che abbiamo privato la nostra pala di tutte le spine, quindi possiamo maneggiarla in tranquillità e in sicurezza, andiamo a tagliarla per estrarne il gel. Ok, cominciamo a tagliare i lati, la sbucciamo semplicemente. Tagliamo così tutto intorno. Vi consiglio di prendere sempre le pale giovani perché sono meno fibrose e riusciamo ad estrarne molto meglio il gel. Ok, una volta fatto questo andiamo a sbucciarla così. Benissimo, allora non so se riesco a farvelo vedere, ma allora vediamo un po' se così si può vedere. Mette a fuoco e non tanto. Allora, questo è il gel, vedete? Ok, ora andiamo dall'altra parte e facciamo la stessa cosa.
Io continuo, ci vediamo tra poco. Ecco fatto, l'ho completamente sbucciata. Ora la taglierò a pezzettini e procederò a frullarla. E vi farò vedere come estrarne il gel. Benissimo, ora vado a frullarla e torno. Ecco qua, ora che l'abbiamo frullata, ci muniamo di un colino e la andiamo a filtrare. In questo modo. Ecco fatto, in questo modo abbiamo ottenuto il gel di Nopal. Ora non vi resta che farne l'uso che preferite, lo potete aggiungere ai centrifugati da bere perché ha delle proprietà davvero perfette per l'organismo, oppure come nel mio caso lo potete utilizzare, io personalmente mi farò un impacco ai capelli perché è rigenerante anche per i capelli e ne farò anche una maschera per il viso aggiungendoci un po' di miele che rende la pelle luminosa e purificante e fa tanto bene. Spero che questo video vi sia stato utile, vi mando un caro abbraccio, un bacio e buon spignato a tutti, ciao! Ho dimenticato di dirvi che tutte le informazioni per quanto riguarda il Nopal e gli usi che potete farne sono giù nell'info box, quindi date un'occhiata, leggete se volete e iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto questo video per avere altre ricette e altri consigli utili. Un caro abbraccio, ciao!